28 marzo ore 9:30. 28 marzo ore 10:30. 30 marzo ore 11:45. 30 marzo ore 16. 31 marzo ore 13:15. Questa è una scala che io ci ho dato un nome, la scala del paradiso terrestre, perché io questa qui l'ho fatta volando, quando ero piccolo. Era un gran signore perché la macchina fotografica le faceva la fotografia e la vedevi, la portavi a sviluppare e vedevi l'immagine. Ma prima di tutto mi è piaciuto l'ambiente proprio selvaggio, a livello foreste pluviali del Brasile, dell'Amazzonia proprio, con il fiume che scorreva l'acqua chiara, limpida, e c'erano dei pesciolini, non sono mai pescatore, però affezionato insomma a questi pesciolini. Abbiamo l'acqua del pozzo che usiamo per lavare, ma per cucinare, per bere, non si, sono 20 anni quasi, ecco, che sono qua, non l'ho mai usata, perché purtroppo non si sanno le falde acquifere qua come, quindi uno ha un po' paura. Qua intorno da noi è quasi tutto abbandonato perché con la discarica vicino tutti cercano di andare via, anche perché la roba non costa più niente, avendo la discarica vicino ha perso anche valuta la roba, il terreno, le case, tutto. Non è che adesso abbiamo le possibilità di andare a comprare un'altra casa per andare via da qui, no. Perché questa l'abbiamo fatta con tutti i sacrifici, ma veramente sacrifici, abbiamo rinunciato a tantissime cose. E adesso poi abbiamo perso tutto. Nel 68 siamo venuti giù con mio marito e i 4 figli. Abbiamo iniziato a fare frutta e verdura e vino. Poi da lì è iniziata la discarica e da lì abbiamo dovuto cambiare tutto, fare piante e fiori. Dalla sua finestra, dalla finestra della cucina, si aveva allora una visuale sulla piana della discarica. Cioè a occhio nudo non è che si poteva distinguere un camion che scaricava piuttosto che no, però il movimento dei camion si vedevano. Cioè i camion entravano da dietro, non entravano dall'entrata principale della discarica, entravano da lì e comunque i fari si vedevano. Io leggo questo omicidio in questa chiave. Non era una punizione data a lui, quanto un segnale che si voleva mandare alla comunità. Il felino ti solletica con la sua bellezza, con la sua dolcezza, però è pronto a strangolarti. La camorra è un poco così, quando si presenta non è quello che si pensa, un qualche cosa di terribile. In genere si presenta come un compagno di lavoro che ti dà appoggio, ti può finanziare o rilanciare sostanzialmente la tua immagine e il tuo lavoro. In realtà, una volta che te lo sei messo vicino, se non sei vaccinato,